Selain paras wajahnya yang cantik dan mempesona, membuat para pria melotot tak berkedip dibuatnya. Namun, cewek bule juga memiliki kriteria khusus untuk memilih pasangannya. Mari bersama-sama kita ungkap seperti apa pria idaman mereka. Allora, per me il mio uomo ideale deve essere appunto intelligente, perché diciamo che deve essere maturo per le decisioni che fa, per le scelte che fa, insomma, deve sapere quello che vuole, deve, come posso dire, deve anche sapere deve tenermi testa su quello che faccio, comunque le mie azioni, e sì, insomma, e deve essere una persona che sappia fare delle frasi, che comunque non sia una persona stupida o queste cose. Allora, fisicamente deve essere muscoloso, un po' più alto di me, di sicuro, perché sì, non sono né troppo alta né bassa comunque. E sì, abbastanza muscoloso, appunto, che riesca a prendermi in braccio, perché non sono magrissima, ma non sono neanche un bidone, diciamo. E deve fisicamente, quindi anche gli occhi così, allora, il mio ideale sarebbe occhi azzurri e capelli biondi, ma va bene anche castano, chiaro. E quello che guardo tanto è il sorriso, quindi i denti, che vabbè, io non ce li ho belli, però vabbè. E il naso, il profilo, guardo tanto. E basta. Allora, deve essere intelligente, ovviamente, però io ho dei gusti molto diversi e diciamo che sì, mi piace che sia intelligente, però non troppo. Se è, diciamo, ricco, comunque che sta bene economicamente, a me farebbe piacere, diciamo. Però va bene lo stesso, anche se insomma non è così tanto ricco, diciamo. A me piace, mi piace che mi vengano fatte le sorprese, diciamo, e mi piace anche che la persona sia romantica, ma allo stesso tempo anche che mi faccia divertire e che capisca la mia situazione, i miei comportamenti, che riesca a tollerarli, per esempio. Allora, per me un vero uomo deve essere una persona che pensa agli altri, che non pensa solo a se stesso, solo diciamo al suo fisico, queste cose, ma riesca a pensare anche oltre alla persona che ha a fianco, ma anche alla sua famiglia, comunque a rispettare le altre persone, che sia una persona dolce, diciamo. Beh, che dire, allora, il mio prototipo di ragazzo ideale. Sicuramente l'intelligenza deve esserci. Credo che una persona intelligente dal punto di vista, sì, non prettamente a livello culturale, ma proprio di intuizione, di conoscenze, di sapere, è importante, perché ti dà sicurezza, ti dà maggior senso di protezione e insomma ti fa sentire anche più stimolata a migliorare te stessa. Quindi deve essere una componente, secondo me, fondamentale. Poi devo dire che io personalmente, quando vedo un ragazzo, la prima cosa che guardo è ovviamente se l'aspetto fisico mi piace, cioè se per me è un bel ragazzo, che non vuol dire che deve essere moro con gli occhi azzurri o biondo, cioè è una cosa che succede
primo impatto, quindi sì, l'aspetto estetico conta secondo me tantissimo. E però ovviamente poi devo conoscere la persona, perché può essere bellissimo, però allo stesso tempo, non conoscendolo, si scopre che non ha principi, magari non è educato, non sa trasmettermi nulla, e quindi non, sicuramente non fa per me. E quindi appunto abbiamo detto che, cioè, per me è importante l'intelligenza, l'aspetto fisico ovviamente, però allo stesso tempo una persona deve prendermi per il fatto che sì, per la bontà, la gentilezza, deve essere una persona che mi dia stimoli per crescere, che abbia degli obiettivi da raggiungere, non sia, diciamo, sempre uguale, ecco, perché a me è una persona monotona, dopo un po' stanca alla fine, ma credo tutti. E sì, insomma, quindi oltre tutte queste cose qui, comunque deve essere un ragazzo che sì, si sa comportare, quindi oltre l'educazione, il fatto, cioè, per me è importante, nel senso, devi farmi capire che sei interessato a me, ovviamente in determinati modi, cioè sempre con gentilezza, con educazione. Poi a me piace una persona che comunque sia sempre presente, o che comunque ogni tanto mi faccia delle sorprese, che può essere che ad esempio il regalo, ma allo stesso tempo magari organizzare un'uscita, una cena. Quindi sì, secondo me il romanticismo è fondamentale per come si dice, aumentare il senso dello stare bene insieme, ecco. E per quanto riguarda cioè le caratteristiche dell'uomo vero, sicuramente deve essere una persona che sa quello che vuole dalla vita, insomma, cioè deve avere delle idee chiare, ovvio che possono cambiare nell'arco del tempo, però comunque avere un obiettivo, o comunque un'idea di vita che magari rispecchia anche le mie idee future. E poi deve, sì, insomma, deve avere rispetto per me, ma per gli altri soprattutto, tanta educazione. Poi, come ho detto prima, appunto, il fatto di essere gentile, di essere dolce, sì, sono tutte, diciamo, componenti che arricchiscono, secondo me, prima la conoscenza e poi il rapporto.